Felice a Mammone. Siamo all'aeroporto di Tenerife Sud. In questi giorni c'è stato un incremento di turisti e sono appena arrivati due voli, uno da Bologna e uno da Milano Malpensa. L'isola si sta popolando. Se in Italia non puoi farti la vacanza, nulla vieta di fartela all'estero. Siamo qui per vacanza. Perché in Italia non se ne può più di questa situazione. Da noi non si può fare nulla. Ma si può andare in aeroporto e prendere un volo. Destinazione Isole Canarie. Sono qua per le vacanze di Pasqua, perché c'è la possibilità di muoversi in maniera veramente serena. Si respira un'atmosfera veramente di serenità, quasi surreale. Quindi sole, mare e relax sono possibili anche in tempi di pandemia. Ma che situazione c'è sull'isola? Abbiamo delle restrizioni, mascherina all'aria aperta e coprifuoco alle 22. Per il resto proviamo a vivere una vita normale. E sull'isola sono arrivati anche loro. Ciao, sono Giulia e sono la coordinatrice di WeRoad, di questo gruppo in vacanza a Tenerife. Ragazzi, un saluto! Ciao! Invece a Gran Canaria già da un mesetto c'è Andrea. Oggi sono con Adriano qua alla Scanteras, tranquillamente senza mascherina, e guardate quanta gente c'è. Non potevo andare a trovare mia madre in Basilicata, ma potevo venire qui a Gran Canaria. Giornate in spiaggia, gite in barca e cene al ristorante. Qui la vita va avanti. Non si è fermato nulla.